Innanzitutto i complimenti alla Lega Navale e al Liceo Marconi per questo progetto, che è uno dei tre che come diciamo, città di Pesaro, comune di Pesaro, territorio di Pesaro, ci siamo aggiudicati ed è un risultato incredibile perché i tre progetti finanziati dal GAC per il nostro territorio sono tutti e tre progetti diciamo, partoriti qui a Pesaro, questo di oggi della Lega Navale del Marconi e presenteremo nei prossimi giorni sia quello del sentiero di Focara e di Fiorenzuola che era stato gravemente danneggiato dall'incendio e anche il progetto della Fondazione Cetacea per le tartarughe in Baia Flaminia. Il nostro progetto è aver demolito una struttura vecchia, obsoleta, non più in linea con i tempi. L'abbiamo demolita e in collaborazione con il liceo scientifico abbiamo fatto questo progetto che è la ricostruzione di questo manufatto con circa il doppio della cubatura, dove noi lo scopo primo è quello di realizzare scuola a vela per i ragazzi, per i bambini, ogni attività che è supportata, è prevista dallo statuto, dal regolamento della Lega Navale Italiana. All'interno del liceo Marconi c'è un liceo sportivo che è l'unico nella provincia e da tempo noi facciamo vela qui al porto, a Baia Flaminia, in un contesto straordinario, qual è appunto la spiaggia e la falesia del San Bartolo. Parte da lontano, abbiamo la necessità di avere un presidio, di avere dal punto di vista logistico una sede dove poter per esempio far cambiare i ragazzi, quindi uno spogliatoio, dove avere un bagno, oltre ovviamente ad avere la spiaggia e le barche a disposizione della Lega Navale. È un bel progetto perché riqualifica anche ulteriormente un'altra porzione di Dido Pavarotti di Baia Flaminia, quindi diciamo, la parte che era un po' diciamo, in disordine di rimessaggio delle barche avrà una nuova pensilina che si sta realizzando proprio in questi giorni, quindi anche un ringraziamento alla Lega Navale per aver gettato il cuore all'ostacolo perché oggi presentiamo l'arrivo dei finanziamenti, ma in realtà hanno iniziato a lavorarci già da prima, e anche uno scivolo a mare appunto per un corridoio a mare scusate per le imbarcazioni, quindi una riqualificazione particolare di una parte di tratto su cui stiamo in generale investendo particolarmente in nome dell'ambiente, della sostenibilità e degli sport acquatici.